fiamme alte, fumo e scintille. Questa è solo una delle tante scene di devastazione del verde pubblico. E il teatro di questo triste spettacolo è Napoli, il 20 dicembre. La mattina successiva eravamo lì. Abbiamo una città senza un piano regolatore del verde, non sappiamo quali alberi si trovano dove, quindi è difficile intervenire. C'è un comune che non ha più giardinieri e quindi deve appaltare a ditte esterne. Emiliano, giornalista di Napoli Today, segue da tempo l'emergenza green in città e la palma incendiata è l'innesco di una storia molto più grande. Le associazioni ambientaliste parlano di un incendio dovuto sì probabilmente al dolo, ma anche al degrado. E a tutto questo si è aggiunto il danno collaterale. Quella che vediamo alla nostra destra è la palma, anche lontana in realtà dalla zona dell'innesco dell'incendio, che il comune sta cercando di capire se è pericolante oppure no. E poi c'è la nuova linea della metropolitana in costruzione, come se non bastasse, sta assetando le piante. In pratica ciò che nutre gli alberi è l'acqua, che si trova l'acqua sottostante. Deviando il flusso dell'acqua, perché bisogna costruire i binari della metropolitana, gli alberi tendono naturalmente a cercare con le loro radici dell'altra acqua, però la vanno a prendere dove c'è il mare, quindi è acqua salmastra che non può che ucciderli. C'è stato un tempo in cui a Posillipo esisteva un pino che è stato per più di un secolo il simbolo della bellezza della città di Napoli. È morto. Lui e tutti gli altri pini che rinfrescavano la strada che porta al Virgiliano, un altro parco verde della città. Lo scempio oggi fa da cornice al panorama più famoso di Napoli. Tra i primi a denunciare l'ambientalista Roberto Braibanti. Oggi per la legge italiana gli alberi non sono altro che una panchina, un oggetto di abbellimento. La prima cosa che si taglia sui budget è la gestione degli alberi. Molti di questi pini tra l'altro si erano ammalati negli ultimi 10 anni a causa di un parassita che si chiama cocciniglia tartaruga, che si è diffuso in Italia un po' per i cambiamenti climatici. Si è amplificata tantissimo e ha invaso praticamente tutti i pini. Però è chiaro che questi sono alberi che sono stati abbandonati per 20 anni. Se non fossero stati abbandonati, probabilmente molti di loro non sarebbero arrivati a questa situazione che poi ha determinato il crollo. C'è un problema fortissimo di personale. Abbiamo, se non ricordo male, circa una ventina di giardinieri per quasi 100.000 alberi in città, che ti renderai conto che questo porta a esternalizzazioni sicuramente. In più c'è proprio una mancanza di competenze. Abbiamo solo 3 agronomi attualmente per tutta la città di Napoli. Non avendo soldi, avendo poche professionalità, i comuni che fanno? Delegano la gestione del verde pubblico a con ribassi pazzeschi, circa il 68% di ribasso sugli appalti, viene a operare sull'albero ditte che spesso sono impreparate, sono edili, non ci si fa, cioè non si può gestire una città così. Ed è a questo punto che irrompe sulla scena un dipendente comunale che con nostra sorpresa sfoga tutta la sua frustrazione e denuncia un gioco sporco. Quello era stato là il gioco. E la cicipiamo noi tutto questo legno, tutto così. Molti degli alberi tagliati, secondo questo dipendente, erano sani o almeno potevano essere salvati. Ma io nella minoranza che conosco quei pochi di piante, ma io si sono pieno fresci, perché si sta picchiando? No, io vado sotto, sapete com'è? Non può. Pigliarsi un pino fresco, ma da 6-7 mila euro sta un pino fresco venduto. Ma magari 5-6 pini freschi, nella man base tutti quelli a loro, che già con quelli 5-6 pini già sanno fatti soldi. L'accusa del dipendente è rivolta agli operai delle ditte in appalto che si sono sostituite ai pochissimi giardinieri in forza al comune. Allora venivano qua senza nessun controllo, proprio usare il faccino, venivano una sera ma ci portate gli alberi, cioè, no, io nel giorno ci sta un po' di gente. Ma quando si tratta del blocco, si tratta di apurupinare, vada già. Il paradosso di questa storia è che esiste al Virgiliano un'area posta sotto sequestro dove i pini si sono salvati dalla tagliola indiscriminata. Ci accompagna lui stesso per farci capire. Molto pericoloso. Questa è una zona praticamente instabile, infatti è sequestrata, cioè non si può
accedere in questa zona. Ma abbandonati a loro stessi, questi pini sono morti ugualmente, contagiandosi tra loro. Ora voglio darvi un valore. Rimettere a posto un'area come questa non costa poco, Alla comunità costerà soldi. E la collera diventa incontenibile. Sapete qual è il bello? Ok, tu c'hai, noi non abbiamo servizi come giardinieri, non ne c'è, ti diamo la ditta esterna. Cioè, insomma, si tenga a voi, senti, ma ci va a bracchiere, quindi pagare a me, che non faccio niente, e a quello fuori. Non mangi queste c***e che fate. Cioè, a volte non lo so, gli dico così, andrei, e vada così. Assoluti, ecco fa, se la mia voce cambierà. Non entriamo nel merito di questa affermazione, ma una certezza possiamo darvela. Quello che state vedendo è il piano di regolamentazione del verde pubblico a Napoli. Se non lo state vedendo, è perché la città è l'unica in Italia a non averlo mai avuto. Ha detto bene, non abbiamo un regolamento sul verde. Io ho incontrato già due volte l'associazione ambientalista. Chiaramente noi vogliamo riqualificare tutti i parchi cittadini. Questo invece è il bando di ripiantumazione di nuovi alberi. È su 5 aziende vincitrici dell'appalto che si dividono la città. Una è una ditta specializzata in manutenzione di viadotti, acquedotti, gasdotti, oleodotti e fognature. Un'altra fa manutenzione e demolizione di edifici, lavori di pavimentazione e rivestimenti. Saranno pure aziende specializzate, ma sicuramente non nel verde pubblico. Non la preoccupa questa cosa di dare 11 milioni a ditte esterne? Mi dice che sono anche specializzate. Ovviamente. Un'amministrazione appena arrivata che deve gestire decenni di incurie e che deve affidare compiti delicati a figure specifiche che non ci sono. In compenso ne arrivano altre. Io non ho lo staff ancora, però mi sono state affidate due professionisti qualche giorno fa, un architetto e una dottoressa laureata in legge, e andiamo avanti così. Perché voi i giardinieri non li avete e agronomi non li assumete adesso? No, allora noi avevamo quattro agronomi. Il 18 ottobre 4 di loro erano a tempo determinato, quindi scaduti. Il comune ha fatto un nuovo concorso, tre hanno vinto il concorso, però non sono ancora attivi. Uno di loro invece nel frattempo ha trovato altre opportunità e quindi ha lasciato. Quindi virtualmente in questo momento avremmo 3 più 1. Virtualmente, perché alla fine uno, cioè avete un agronomo. Una giunta che con i bandi europei del PNRR sul piatto rischia di non vedere un euro. Come possiamo fare verde, costruire una nuova città se non abbiamo le figure professionali che sono necessarie e indispensabili sia per la cura, per la progettazione e per la gestione? Quanto c'è di assurdo, quanto c'è di osceno in un concetto come questo? Rischiamo di perdere soldi a pioggia, quelli del PNRR, per il verde pubblico, perché mancano i tecnici per preparare i bandi. C'è però un modo di dire: se a Napoli si piange, a Roma non si ride.